Abbiamo l'avvocato Bruno Martellone di Treviso, che è un avvocato che si occupa di diritto dell'immigrazione, ma che dal punto di vista politico è sempre stato molto attivo per quanto riguarda i diritti civili e attualmente appunto fa parte del gruppo Associazione Coscioni di Treviso e fa parte delle persone che comunque hanno assistito anche Paolo Ravasini nella sua campagna per il biotestamento biologico di ormai qualche tempo fa ormai. E quindi magari potrà fare sia una carrellata dal punto di vista giuridico, ma anche magari raccontarci qualche retroscena di quell'aspetto. Il caso di Ravasini è presto detto, ed è un aspetto delle problematiche del fine vita, che è quello propriamente del testamento biologico. Cioè Paolo Ravasini in questo momento è pienamente cosciente, pienamente informato, pienamente capace di esprimersi, dunque non vi sono oggi nell'attualità delle problematiche che lo riguardano, nel senso che nessuno mette in discussione che chiunque di noi, parlo dal punto di vista giuridico naturalmente, mettiamo per un attimo da parte le questioni religiose e politiche, ma da un punto di vista giuridico, lo sappiamo tutti, la Costituzione garantisce a tutti il diritto di rifiutare un trattamento sanitario, salvo i casi estremi in cui la legge espressamente prevede che forzatamente una persona possa essere sottoposta a un trattamento sanitario. Quindi, se Paolo Ravasini non vuole in questo momento che gli venga applicato un qualche farmaco, un qualche protocollo che lui non gradisce, nessuno glielo può imporre con la forza. Il problema quando si pone, ovviamente, nel momento in cui questa terribile malattia gli impedirà di, non solo di comunicare, ma di rendersi conto, perché si riesce oggi le tecnologie. Paolo Ravasini dopo battaglie, anzi vorrei qui poi ricordare una persona altrettanto impegnata a fianco di Paolo, che è Raffaele Ferraro, che si è occupato fin dall'inizio del suo caso, che è sempre della cellula Coscioni di Treviso, e grazie anche all'impegno di Raffaele Ferraro prima, Paolo Ravasini è stato collocato in una struttura idonea dove era prima, in quelle condizioni, stracheotomizzato, attaccato a questa macchina, se il personale non era in grado di gestire neanche la macchina, quando la macchina non funzionava, lui doveva cercare di arrangiarsi. Potete immaginare cosa significa non riuscire più a respirare. È stato collocato in una struttura oggi idonea. Un'altra vittoria è quella di munire Paolo Ravasini di un sistema, io non so neanche come si chiama, che gli consente di comunicare anche in internet, di usare un computer, lui non può muovere né mani né piedi né niente, quindi con il movimento mi pare degli occhi riesce, cosa che io non sapevo, ma sono miracoli diciamo, abbiamo visto anche altri casi di questo genere. Non è tanto il problema di comunicazione, anche se poi vedremo che le proposte di legge che si fanno, da dove prevedono addirittura che queste direttive anticipate di trattamento debbano essere sottoscritte, chiaro che una normativa di questo genere non tiene conto della specificità di alcune malattie che non consentono la sottoscrizione. Infatti il testamento biologico di Paolo Ravasini, problema che ci siamo posti io e Raffaele quando abbiamo redatto il suo testamento biologico, è stato dapprima letto da Paolo, dettato, e in presenza
di testimoni e di giornalisti che hanno in qualche modo documentato il fatto dell'espressione verbale, che è l'unica che gli è consentita, e poi successivamente anche filmato, in modo da rimanere come documento. Penso che equivalga come forma di manifestazione della volontà, anzi forse diciamo è ancora più fedele, e spero che una legge sul testamento biologico tenga conto di questo, cioè lasci libertà nelle forme di manifestazione della volontà in modo da consentire di documentare in qualsiasi modo comunque quella che è la volontà autentica della persona. Il problema sorgerà quando lui non sarà più in grado di decidere, siccome però lui ha già chiaro quello che è il percorso probabile della sua malattia, lui è in grado, anche perché c'è il famoso consenso informato o dissenso informato, non c'è consenso obbligato ovviamente, di dire: io non voglio essere alimentato col sondino nasogastrico quando non sarò più in grado di mangiare con la mia bocca. Questo è scritto nel suo testamento biologico. O se mi aggraverò, non voglio medicine, niente, voglio solo quello che mi diminuirà, diciamo, la sofferenza, se è possibile. Ma non voglio essere ricoverato in un ospedale, in un reparto. Tutte queste volontà lui le ha già manifestate in questa forma. Il problema del nostro paese è che non, oggi, diciamo, da un punto di vista giuridico la questione è relativamente chiara, ma è controversa e espone comunque chi opera, non solo il malato. Abbiamo avuto casi terribili come quello di Nuvoli, no? Cioè che Nuvoli, il quale intendeva porre fine a un determinato trattamento, adesso non ricordo neanche quale fosse, e gli furono mandati i carabinieri per impedirgli questo, e lui per protesta si lasciò morire di fame, per sofferenze atroci. Un esempio, ma di come purtroppo se esiste un contratto, una controversia e che espone, lo sappiamo, il cittadino a possibili interventi di autorità che tra di loro non necessariamente adottano lo stesso orientamento, questo problema è chiaro che non trova una soluzione. Quindi è da parecchio tempo che si chiede che queste volontà che vengono espresse anticipatamente rispetto al momento in cui dovranno diventare efficaci vengano ritenute vincolanti, in particolare per gli operatori sanitari che poi devono applicarle.